Emanuele Imbucci, il regista di A Time to Change. Allora, Emanuele, si sente tanto parlare di sviluppo sostenibile per l'ambiente, tanti programmi che si affrontano nel documentario. Noi, il singolo essere umano, cosa e come può aiutare? Ma ognuno di noi può fare la sua parte, ognuno con le proprie competenze. Noi abbiamo realizzato un docufilm che vuole proprio comunicare quelli che sono i passi che sono stati fatti e i passi ancora da fare. I 17 obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 sono, come dire, un progetto che va seguito e va accompagnato, ma va anche comunicato. Quindi ognuno di noi, da chi la sera si lava i denti e deve ricordarsi di chiudere il rubinetto o risparmiare sulla plastica e fare attenzione alle proprie, diciamo, politiche domestiche, alla stessa maniera uno come me che fa questo mestiere si deve ricordare che il lavoro di comunicazione, che è quello che è di mia competenza, è un lavoro importante e quindi quello che io ho potuto fare in questo film è portare questi temi alla luce di un docufilm, utilizzando tutte le fotografie, il lavoro di ricerca e di reportage che aveva fatto Stefano Guindani con l'aiuto della Wonder Project e col patrocinio di Banca Generali, siamo riusciti a creare, credo, un docufilm che comunque comunica e aiuta ad accendere una luce su questi temi. Come hai detto tu stesso, il cinema e il teatro, quanto è fondamentale in un momento come questo in cui vediamo per esempio lo spettacolo teatrale di Stefano Accorsi, cioè si inizia a dar vita a tanti progetti, ecco, quanto è importante questo? Ma io credo che sia fondamentale che il cinema, come tutte le forme di comunicazione, si faccia carico della realtà. In qualche maniera il cinema ha una grande potenza di diffusione ed ha una capacità di coinvolgimento degli spettatori perché ti può emozionare. Più di una lettura, più di un racconto ti fa vedere, ti fa viaggiare in quei luoghi. E viaggiare in quei luoghi significa vedere e capire che, per esempio, i ghiacciai si stanno sciogliendo. E allora la volpe artica che non ha più una casa, che ha un colore troppo chiaro per mimetizzarsi, si ritrova da sola, ma si comunica anche quello che è stato fatto di bello, quello che sono le grandi novità, quelli che sono gli avanzamenti tecnologici, cioè bisogna prendere esempio dalle cose positive che vediamo in questo film e denunciare le cose negative che vengono raccontate nello stesso progetto. Senti, in chiusura è stato presentato a Venezia. Che emozione è stata arrivare a Venezia con questo? Allora, io purtroppo a Venezia non c'ero perché ero impegnato su un altro set, ma è stata una grande emozione. Mi hanno riferito, ho parlato direttamente con Stefano Guindani, che insomma è ovviamente il principale perno intorno a cui è girato questo progetto, ed è stata una grande emozione ed è stata soprattutto, ecco, un ritorno a cinema, un ritorno in sala, una proiezione davanti alle persone, più gente raccogliamo. Più gente vede questo tipo di progetti, più gente comincia a ragionare su una propria coscienza ed è quello che poi vuole fare questo film, spero anche emozionando, perché poi quello che ti rimane impresso è quello che ti emoziona. E io da regista alla fine voglio fare e cerco di fare sempre dei lavori che abbiano dentro l'emotività. Grazie mille.